aggressivi di natura. Mi stupro! Era il suo compleanno. Parole forti che scuotono le coscienze, che ben si fondono con le movenze di dolore dei danzatori. L'amore non è violenza, e questo è il messaggio della voce 13 donne in scena, lo spettacolo promosso dall'Associazione Culturale Teatro Nuovo, diretta dal regista Marco De Fazio. Il Palazzo San Domenico a Barletta ha così ospitato la rappresentazione scenica, con la trama ispirata da una storia vera. Le 13 protagoniste hanno così raccontato tutto il dolore provato dalle donne che subiscono violenze. Ma la donna vittima di maltrattamenti non deve essere lasciata sola, deve essere guidata in un percorso di presa di coscienza, di denuncia nei confronti dell'aggressore e dunque di liberazione. La voce di 13 donne in scena, uno spettacolo che è stato realizzato nella rassegna di Maggio dei Libri, si è concluso così, uno spettacolo dove 13 donne hanno parlato della forza che tutte le donne devono avere per denunciare. Dopo tutto quello che sentiamo è giusto dar spazio a questa tematica. Questa tematica ben rappresentata da Carmine Di Pace, da Giovanna Partucci, dove hanno allestito, hanno dato spazio anche al movimento, alla danza in questo caso, hanno unito la danza con la voce, in questo caso abbiamo portato in scena il vero femminicidio, non solo quello raccontato ma anche quello danzato. Con lo spettacolo La Voce 13 Donne in Scena cala il sipario sulle iniziative previste nell'ambito del Maggio dei Libri. Un Maggio dei Libri, questa è l'8ª edizione di quest'anno, che si conclude appunto con lo spettacolo dell'Associazione Teatro Nuovo. Abbiamo rivolto l'attenzione a tutti i tipi di utenti, quindi bambini, adulti e studenti. Una edizione come sempre molto ricca, quella del Maggio dei Libri, e speriamo di poter crescere sempre di più nei prossimi anni. Fondamentalmente il Maggio dei Libri è un'iniziativa che è rivolta alla promozione del libro, quindi tutte le iniziative che noi mettiamo in campo tendono ad avvicinare fasce sempre più numerose di utenti alla lettura, al piacere della lettura. Sì, grazie di cuore.